Gentili telespettatori, buona giornata, benvenuti a questo video di Tele Italia. Parliamo del caso Gregoretti. Salvini si presenta a Catania dal GUP, giudice udienze preliminari. Il giudice dovrà decidere nelle prossime settimane se aprire ufficialmente il processo contro Matteo Salvini per sequestro di persona e abuso d'ufficio o chiudere il tutto perché il fatto non sussiste. Gli manca da ascoltare Conte, Di Maio, Lamorgese, poi avrà un quadro completo e lo comunicherà all'interessato. Ma Matteo Salvini, oggi al processo o al tentato processo, dal GUP dice: vado tranquillo perché non ritengo di aver commesso alcun reato, anzi credo di aver salvato vite tutelando l'interesse nazionale italiano. L'ho fatto in compagnia di tutto il governo. E quindi lui che cosa sta dicendo? Ho salvato vite, anzi credo, nell'interesse nazionale, l'ho fatto in compagnia di tutto il governo. Quindi Matteo Salvini non sta accusando il governo, ma sta dicendo l'abbiamo fatto tutti insieme. Ma è vero che Matteo Salvini ha salvato delle vite umane? In Germania avevano anche proposto per Matteo Salvini il Nobel per la pace. Un gruppo di persone, un'associazione, il Nobel della Pace perché ha salvato migliaia di vite umane. Ma è vero che Matteo Salvini ha salvato migliaia di vite umane? E come le ha salvate? La sinistra è da tempo che sbandiera le accuse dicendo i decreti di Salvini sono criminali, crudeli. La Chiesa che diceva muoiono le persone nel Mediterraneo, non lasciatele morire. E quindi c'è una parte di opinione pubblica e una parte della politica che crede che Matteo Salvini sia un criminale che fa crepare le persone in mare. È così? Parliamoci chiaro. Vi dico chiaramente, senza stare qui a raccontarci la storia di Babbo Natale. Senza preclusioni o senza una posizione ideologica precostituita. Io vi dico quella che è la realtà, che non è, in questo caso non vi sto parlando di una opinione, vi parlo di quella che è la realtà. Chi segue il canale da tempo potrà già anticipare quello che andrò a dire. I decreti sicurezza di Matteo Salvini hanno comportato un deterrente alle partenze, perché molti dicono: ma lui fermava solo le ONG sono solo il 10% degli arrivi, il 90% arrivano in maniera autonoma. Con le ONG arrivano solo il 10%, quindi lui fermando le ONG era tutto fumo e niente arrosto, tutto chiacchiere e distintivo. In realtà la situazione non è quella che può sembrare agli uomini e donne sinistri che parlano di questo. Bisogna avere una conoscenza più approfondita di quello che si sta parlando, perché il qualunquismo non porta da nessuna parte, porta a una distorsione della realtà, a una torsione, come piace dire al nostro premier Giuseppi, una torsione della realtà. Perché? Il decreto sicurezza parla delle ONG e di tante altre cose, gli stadi, le manifestazioni, ma parla delle ONG. Le ONG avranno delle multe da 250.000 a 1 milione di euro nei decreti di sicurezza di Matteo Salvini. Ci sarà eventualmente l'arresto del comandante che entra in acque nazionali italiane senza il permesso. La barca, nave, quello che è, verrà confiscata. A differenza del sequestro, la confisca significa che la nave non viene più ridata. Quindi lo Stato diventa proprietario di questa nave che può utilizzarla, darla alla capitaneria di porto, alla guardia costiera, può venderla, può smontarla pezzo pezzo, ci può fare su un hotel, ci può fare quello che vuole. Che cosa è successo? Questo ha fatto in modo che molte ONG, già con i decreti sicurezza 1, non con il 2, ma anche con l'1, venivano sequestrate. Sequestrate stavano in rada per 15 giorni, 20 giorni, le verifiche, la guardia di finanza, mentre quelle che arrivavano, c'erano una parte che erano sequestrate e una parte che arrivavano.
Quelle che arrivavano venivano fermate lì, fuori a galleggiare. 10 giorni, 5, 20 giorni, perché non ci pensavano proprio di andare nel loro paese di origine, perché lì rischiavano molto di più che in Italia, questo è tutto dire. Quindi tra ONG sequestrate, ONG che galleggiavano davanti Lampedusa, c'è stato un momento che ONG davanti e nel Mediterraneo, davanti le coste della Libia, non ce n'erano più. C'è stato delle settimane che c'erano ONG presenti davanti la Libia, zero. Voi direte, come presenti davanti la Libia? Eh sì, l'ONG salvano in mare, ma spesso e volentieri si posizionano davanti la costa libica aspettando che partano i barconi per tirarli su i clandestini e portarli in Italia. Gli scafisti sono stati chiari in delle inchieste giornalistiche, i giornalisti sono spacciati per clienti, hanno contattato gli scafisti e hanno chiesto delle garanzie. Lo scafista, per prendere bene il cliente, dice: guarda, io ho il telefono satellitare, le ONG mettono le loro coordinate in internet, sui vari social, quindi io col telefono satellitare indirizzo la mia barca verso la ONG, quando arriviamo lì loro sono ben felici di tirarvi su e vi portano in Italia. Quindi facciamo qualche miglia con me, fate qualche miglia con me e poi andate con queste organizzazioni non governative fino in Italia e lì poi vi fanno entrare perché è così. Se non c'erano più ONG, che cosa è successo? Che le partenze con le ONG sono diminuite. E voi dite, ma il 10%? Sì. Le partenze con le ONG sono state quasi cancellate, 10%. Che cosa è successo? Che questo clima di un'Italia che non ha più le porte aperte ha portato un disincentivo anche alle partenze autonome, perché le partenze autonome dicono, noi se partiamo poi comunque c'è qualche ONG che probabilmente magari ci trova in mezzo al Mediterraneo, ma qui sono tutte sequestrate o che galleggiano davanti Lampedusa, quindi qui il viaggio ce lo dobbiamo fare da soli. E quindi anche le partenze autonome sono diminuite di tantissimo. Di quanto? Di media tra ONG e autonome del 75%. Quindi il finale è questo: partono solo il 25% delle persone che partivano prima, quindi partono meno 75% di persone, ne arrivano meno 75%, ne muoiono in mare meno 75%, di quelle visibili e di quelle che non si conosceranno mai. Meno partenze, meno arrivi e di conseguenza meno morti. Ed è per questo che Matteo Salvini parla di meno morti, persone, migliaia di persone che indirettamente sono state salvate da questi decreti sicurezza perché non sono mai partite. Non sono mai morte perché non sono mai partite. Meglio non partire che crepare nel Mediterraneo. È per questo che Matteo Salvini ha detto al giudice: io anzi credo di aver salvato migliaia di vite umane. Grazie e buon proseguimento di giornata.